Corea, Yongyam, 5615 metri, 55 giri per una distanza gara di 308 km. Asfalto scivoloso che può generare graining su pneumatici se l'assetto della monoposto non è perfetto. La prima staccata impegna le coperture con una violenta decelerazione da 5 G di picco. Tratto misto da 260 all'ora, una S velocissima che produce 4 G e mezzo di spinta trasversale, condizione che scarica molta energia sui pneumatici. Carico verticale di 800 kg nel passaggio sul cordolo, condizione che sollecita la carcassa. Controcurva a sinistra con velocità in crescita, che aumenta l'impegno laterale del pneumatico. Curva 11, sviluppo molto ampio con velocità di percorrenza elevata. La sabbia rende critica l'aderenza del battistrada alla pista. Le super morbide migliorano il livello di grip e consentono al pilota di impostare e mantenere la traiettoria ottimale per tutto l'arco di curvatura. Ultimo tratto con una sequenza di curve continue, dove non bisogna arrivare in ritardo di linea, che aumenta la temperatura dei pneumatici fino a 120 gradi. Due curve a sinistra da effettuare in un tempo solo, con la monoposto in pieno appoggio, nei quali le gomme anteriori devono assicurare la massima direzionalità per contenere i fenomeni di sottosterzo anche nel tratto finale che immette sul rettilineo di partenza.